fatto di essere chiusi nel proprio cellulare, completamente tranquillizzati e confermati delle nostre idee. Ecco, l'idea è proprio quella di farti accendere un pensiero e dire: ma siamo sicuri che è tutto qui? Adesso, va bene così, davvero? Paolo Zucker e Claudio Cremona, insieme a Dani Rivic per AL Magazine. Siamo qui per parlare di testi espliciti che abbiamo in mano. È una super fanzine che è di freschissima presentazione che parla di censura. Damir, so Ma che tu sei infatti caldo sulla cosa. tu hai subito identificato uno dei punti focali perché è un magazine, è una fanzine, è un libro, esce comunque per Mondadori, lo state presentando come se fosse un libro. Cos'è? Questo, testi espliciti, volume 1. Allora, poi è stata l'evoluzione che l'ha portato ad essere una fanzine magazine. Fanzine nel senso che ci siamo incontrati con Claudio un paio di volte e abbiamo detto: ma riusciamo a scegliere tutti gli intervistati autonomamente, tutti gli argomenti, possiamo scrivere come vogliamo noi? E in questo è un po' una fanzine ancora. Di fatto oggi per noi è stato incredibilmente più semplice farlo con Mondadori e quindi è un libro di fatto. Ed è una cosa che è venuta col tempo, ma il primo ad avere l'idea qual è stato per voi due? Allora, è partita da me perché mi sono venuti a trovare Andrea Del Monte e Alberto Gelsomini di Mondadori e hanno detto: vorremmo fare qualcosa con un'idea che porti la carta ad essere di nuovo rilevante per un certo genere, un certo ambiente, per la scena hip hop. L'argomento della censura ovviamente è presente da sempre, ne abbiamo sempre parlato da L e ancora adesso è sempre più rilevante, se vuoi, Esatto, no? perché questo è il punto. Quando ne parlavamo con AL era un conto, avevamo i bollini, avevamo Tipper Gore, ma adesso sono proprio in mezzo a noi, perché una delle cose che emerge è che la censura è proprio autogenerata all'interno della scena. Esattamente, questo lo ritrovi nel magazine più e più volte, parlando con gli artisti, ci siamo artisti e personaggi, perché poi con Claudio ci siamo appunto confrontati più volte, lui ha portato sulla tavola dei nomi veramente fuori dagli schemi, ma che in realtà poi sono perfetti calati, cioè tra Gué Pequeno e Cecilia Sala c'è un punto di contatto, fra Gian Gaetano Bellavia e Fibra c'è un punto di contatto. E quindi, visto che questi temi vengono fuori così spesso in backstage, diciamo così, quando parliamo di album o anche di quello che effettivamente esce dalla rete, dai giornali, eccetera, abbiamo voluto fermare un po' l'attimo con questo magazine. Qui c'è anche un po' l'attitudine della family reunion, no? Di tornare a casa, di fare una cosa che è fatta tanto con le mani, pratica, e non troppo eterea. Ed è un'altra delle cose che si legge all'interno della parte scritta, no? È molto tangibile, sono testimonianze vere e più possibile schiette. Quanto c'è di quella attitudine del giorno zero dentro testi espliciti? Ma per quanto mi riguarda è tutta ancora lì, intatta. Questo lavoro, chiamiamolo come vogliamo, per me è un completamento di tutto quello che faccio. Non potrei fare quello che faccio se non avessi anche delle valvole di sfogo, chiamiamole così, come testi espliciti, no? Poi è chiaro che serve una persona che ti aiuti a completarlo, cioè non ci avrei mai fatta da sola oggi a portare avanti un discorso che sia anche che un discorso che apra anche ad altri. Claudio, com'è stato l'interplay con Paola? Perché io con Paolo ho lavorato un po' di tempo in un altro magazine, la L, che Altri appunto è due anche. poi, tra Altri l'altro. due, è vero, Sì, soprattutto giusto. a L, però sì. Soprattutto a L. E lavorare con Paolo è molto divertente, molto stancante anche perché comunque eri molto precisa, come era giusto che fosse, però anche molto, molto divertente. La vostra collaborazione qua com'è stata? Ma è stata una collaborazione molto rap, nel senso che ci siamo scritti esattamente quello che pensavamo. Ci sono tantissime mail fra me e lei dove ci dicevamo: questo titolo secondo me andrebbe fatto così, questa cosa secondo me va modificata. Questa schiettezza, secondo me, questo rapporto in modo molto diretto nel dirci quello che funzionava e quello che non funzionava, ha fatto sì che poi la coppia funzionasse, Ma nessuno si è diciamo. mai offeso?
Anzi, ti dico una roba che Claudio più volte l'ha mandata in rete, io la stavo tirando fuori e lui è uscito con un colpo di testa a mandarla in rete. Abbiamo avuto un paio di problemini proprio sulla forma e le parole. Non fra noi però. No, non tra noi. No, anche perché era un materiale difficile da maneggiare, perché parla comunque di cose molto molto delicate. Una cosa che emerge e che mi è piaciuta veramente tanto è che è un libro molto politico e non politico. Potrebbe essere un libro schierato politicamente, non lo è, e proprio per questo è un libro profondamente politico. Ti ringrazio tantissimo di questa cosa che hai detto. Perché era una delle vostre intenzioni fin dall'inizio. Sì, per me sì. E sai che cosa è anche politico, secondo me? Anche perché prova a spingere l'approfondimento. Oggi c'è una mancanza, secondo me, di possibilità di approfondimento nel breve termine. In realtà tu puoi approfondire, hai tante occasioni per approfondire, però quello da cui siamo bombardati non è approfondimento, è come se fossero dei pizzicotti costanti che però non ti fanno mai ragionare sulle cose. Mentre invece Testi Espliciti ha l'ambizione, speriamo, che tenendolo in mano, sfogliandolo, aprendolo, ti venga voglia di conoscere qualcosa, di approfondire qualche cosa. Uno dei complimenti più belli che abbiamo ricevuto da parte di ragazzi che ci hanno scritto sono magari commenti su interviste che qualcuno non avrebbe letto. Cioè, io compro un libro per Marrakesh, perché magari Marrakesh è il mio idolo, però poi... Big Gang. Esatto. E però poi vado a scoprire quello che dice, non lo so, Gian Gaetano Bellavia, Gerardo Colombo, Milena Gabanelli... Questo secondo me è un valore, ti dà la possibilità di aprire il tuo orizzonte e di approfondire. E magari di dire la tua. Esatto. Questa è poi la speranza. Sarebbe la tua idea, no? Certo. Quello che trovo interessante è anche l'ottica dei touch point. Dicevi bene, sei appassionato di un personaggio, parti da quello. Ma poi ti viene data l'opportunità di leggere lo stesso problema, lo stesso tema, da altri punti di vista. Questo è importante. Anche per chi, come noi, un'idea su questa cosa magari ce l'aveva già. E capisci quanto magari era preconcetta per te in alcune versioni, quanto invece è ancora luminosa per altre versioni, no? Per cui in questo veramente ha la cosa bella della fanzine, che è parlare da insider di qualcosa, o parlare con qualcuno di cui sei fortemente appassionato, l'hai anche dichiarato, no? È una scusa per parlare con qualcosa di cui sei fan, ma anche per rivedere il problema da altre angolature che non erano... consentita a te stesso prima. Bellissimo. Poi c'è un'altra cosa che mi piace: noi stiamo continuando a parlare di qualcosa di talmente fisico che lo stiamo guardando tutto il tempo, ed è un'altra cosa che è notevole, no? Sì. E tra l'altro shout out a Studio Outline, che ha completato la grafica e la trovo veramente bellissima. Sono due ragazzi, due writer giovani di Milano, ai quali ho parlato semplicemente dell'idea. Dopo mi hanno lasciato passare un po' di tempo, mi hanno chiamata nel loro ufficio. Praticamente mi ricordo c'era questo tavolo vuoto con un iPad e l'hanno acceso e c'era quell'idea lì. Praticamente hanno fatto 4 versioni, ma più o meno era quello, e hanno capito immediatamente quello di cui avevo bisogno. Vabbè, il bollino è arrivato dopo, nel senso l'adesivo lì è arrivato dopo, però fondamentalmente era questo. E lo trovo davvero un bel lavoro. Una cosa che ci tengo molto a far vedere, scusami, certo, se posso. Come se fosse tu, quella questione. Sì, questa è un'idea che avevo in mente da un sacco di tempo. E anche perché conoscevo poco la Costituzione italiana, devo dirvi la verità, non l'ho mai fatta a scuola, non so, ho fatto anche l'università, ma non l'ho mai approfondita minimamente. E l'ho letta bene un paio d'anni fa e mi ha colpito così tanto, dicendo, ma cavolo, ma se questo fosse rispettato, ma se questo, c'è anche tutta una parte per esempio sull'ecologia, sì, sì, è attualissima, ma nessuno rispetta la Costituzione, allora l'abbiamo sbiancata. E tra l'altro anche un posizionamento e una carta diversa. Giusto, sì, sì, che sì, non è, sì. C'è l'aspetto tattile al giorno d'oggi. Quanto ci abbiamo perso per fare? Immagino. È stato un lavoro, ne ne valsa la pena. E avete anche dovuto convincere Mondadori ad usare un'ottima carta, tra l'altro. Che anche sì, quelle non erano propensi, quindi perfetto. Sì, sì. E c'è una cosa che mi incuriosisce molto, e vale per entrambi. Questo è chiaramente un libro dove ci sono dei concetti molto importanti, quindi credo che voi fin dall'inizio avevate delle linee da seguire, degli argomenti che volevate affrontare. Alla fine della lavorazione e dopo tutte le chiacchierate che vi siete fatti, avete cambiato idea su qualcosa? Avete scoperto dei nuovi punti di vista? Ma punti di vista senz'altro sì. Quello che secondo me è interessante è che Testi Espliciti, al contrario di molte, diciamo, pubblicazioni o molti pensatori d'oggi, non ha nessuna verità.
in tasca, cioè non vuole trasmettere nessuna verità, ce lo siamo detti più volte, no? Non è un oracolo, non dà soluzioni, dà punti di vista che possono portare, giustamente come dicevate, ad avere delle idee. E oggi avere delle idee in movimento, accendere delle idee, secondo noi può essere già una piccola grande vittoria. Sì, sono d'accordo, guarda, ma già il fatto che ci sia questo clash di persone, di nomi, no, mi ha fatto ripensare o ad un eventuale volume 2, come riuscire a concepirlo, e anche a come, ecco, come dicevate voi prima, uno prende il magazine per Baby Gang o per Marrakesh e poi si ritrova a leggere un'intervista molto pesa di Gerardo Colombo o di Cecilia Sala, o di Zero Calcare anche, che non è che ne Molto arriva bella quella di... di Però, Michele, sì. No, bellissima. ma non... Anche. Filippo Non Giardina. ce n'è una che sia brutta. Ecco, questo è quello che mi ha colpito poi di più. Siamo andati a colpo sicuro, cioè quelli che volevamo intervistare abbiamo intervistato e tutte le risposte hanno arricchito il volume. Cioè loro stessi volevano dire queste cose, quindi voleva dire che sì, Avete già stanno avuto qualche decentrando. feedback importante da parte di artisti? Perché ci sono anche delle critiche abbastanza forti sul fatto che spesso è l'artista che si Eh autocensura. no, si stanno autocensurando. Anche se che rispondono. Comunque vai a toccare un punto delicato, Sì. perché poi Fibra è stato proprio super diretto, no? Nella sua intervista. Barrature, a Tutti, perché tutti. lui è stato uno dei primi, l'ho nominato perché è stato uno dei primi che ho intervistato, ma in realtà poi tutti candidamente hanno ammesso che comunque oggi scrivi davvero con un doppio punto di vista. Non era così prima. Aspettavi dopo eventualmente l'atto commissivo, come dice Bellavia, no? Di qualcuno che ti dice no, tu quella cosa non la puoi dire, ma tu ormai l'avevi detta. Certo. Cambia molto le carte in tavola, la questione che già in testa tua c'è il Sì, per censore. Anche esempio. Madame, per esempio, ha detto una cosa incredibile, no? Su questo punto di vista. E ragazzi anche giovani, giovanissimi, che scrivono. Lo senti, lo vedi, non hanno più quella cosa di voler, non so se credono più di poter rovesciare le Secondo me non ci pensano nemmeno. regole. E questo però Cioè, non fa si pongono riflettere, proprio il no? problema. No, è preoccupante. Ma Claudio, anche tu, intervistando un sacco di musicisti quotidianamente, noti anche tu il fatto che sono tutti incredibilmente paludati, incredibilmente safe? Certo. Assolutamente. E in più ti dico anche che parlando proprio del mio settore, perché poi è quello dove opero, credo che ci sia una grandissima dittatura del consenso, nel senso che oggi è difficilissimo trovare qualcuno che fa il giornalista, che fa questo mestiere, che porti avanti delle critiche. Quindi in realtà è verissimo quello che dici, lo percepisco negli artisti, però mi guardo anche in casa. E in casa vedo la volontà di essere sempre amico dell'artista, di non voler comunque anche banalmente criticare alcune cose che magari non hanno funzionato, no? E invece, secondo me, se stimi tanto un artista, quando qualche cosa non funziona o banalmente non ti piace, puoi scriverlo. Se riesci, sai le possibilità, anzi, fa onore, secondo me, a un giornalista o qualcuno che Poi recensisce un devi disco, un sopportare concerto. che l'artista sia offeso per un qualche settimana, che ti chiamino 5 volte le case discografiche, ma noi due ne abbiamo anche già parlato in Gli privato uffici più stampa, ci volte. sono tanti discorsi. Ah. Io, sì, io oltre che a guardarlo da fuori, mi interessa anche guardare internamente, credo che anche nella comunicazione ci siano da fare tanti Ma ragionamenti. vale per tutti però, eh? Il discorso che è venuto fuori è che vale per gli artisti, per i giornalisti, ma anche per il pubblico. C'è molto facile, tra l'altro, scrivere, non so se le cose più scomode le scrivono con un nickname e non essendo nessuno in quel nickname. Certo. Allora, ed è l'unico modo oggi per dire qualcosa in cui Pare lo si stia crede. Questo diventando. qua, appunto. Però diventano vecchi e sterili quei commenti di solito, Oltretutto, e ma in più poco certo. argomentati, e le Esatto. risposte non sono mai un dibattito, ma un battibecco, per cui si va su un altro livello di comunicazione, no? Poi là, è Guarda, vero. tocchi un argomento centrale che non ci siamo posti più di una volta, nel senso che i test espliciti noi sogniamo di parlarne con la gente. Cioè, a un certo punto ci siamo scritti, ci siamo detti: sì, tutto bello, le ricondivisioni sui social, i commenti, bene, abbiamo creato l'hype che volevamo, però adesso ci piacerebbe confrontarci con le persone. Anche quando abbiamo iniziato a immaginarci le presentazioni, cioè noi.
auspichiamo che a un certo punto qualcuno alzi la mano e dica la sua, cioè sia nel reale, questo argomento deve essere nel reale, certo. Non può limitarsi a lettere virtuale. E soprattutto poi parlandone con gli artisti che sono abituati a imporre attraverso l'arte il loro pensiero, no? Cioè, uno non è che risponda a una canzone, risponda a un commento su un social network, risponda a una lettera, è difficile rispondere a una canzone. Per cui non sono abituati a quel contenzioso. Portarli su invece su un livello più di dialettica è un discorso interessante. E infatti nello scritto reggono bene personaggi che si occupano più di filosofia che di arte, più di comunicazione che di arte in senso stretto. Per cui si stimola veramente dei dialoghi e interazioni anche tra arti a diversi livelli. E poi ci sono anche delle autocritiche gigantesche. Prima citavate per esempio Zero Calcare. Zero Calcare dice una frase pesantissima. Dice che l'artista che non è disposto a mettersi in gioco dal punto di vista delle idee rasenta, graffia, arriva a sprofondare nella miseria umana, cioè una dichiarazione fortissima. Dice l'artista che non vuole perdere consenso e quindi non si espone su idee a cui tiene e quindi si autocensura, sostanzialmente è miseria umana. Molto interessante. Vediamo in quanti saranno a seguirlo. In quanti saranno a seguirlo? O meglio, cambierà qualcosa dopo questo libro? Perché è un libro importante, fatto bene, coinvolge dei nomi realmente importanti, non solo dal punto di vista musicale. Saremo tutti contenti e ci faremo i complimenti a vicenda o inizierà a cambiare qualcosa? No, è difficile da dire. Guarda, secondo me è un argomento talmente tabù che è molto difficile da... è meglio non prenderlo, non gestirlo, non raccontarlo. Non lo so, bisogna capire quanto opprimente ognuno di noi senta questa bolla in cui siamo rinchiusi, no? Sempre di più, a me, ti dico, è un problema che vale per tutti, cioè il fatto di essere chiusi nel proprio cellulare, completamente... tranquillizzati e confermati delle nostre idee. Ecco, l'idea è proprio quella di farti accendere un pensiero e dire: ma siamo sicuri che è tutto qui? Adesso va bene così, davvero? Questo è un po' il punto. Non so dirti quanti alzeranno la mano per dire la propria opinione davanti a... Comunque andava fatto in qualche modo, cioè alla fine ci sentivamo, Paolo in primis che ha avuto l'idea, si sentiva di doverlo fare, quindi nel momento in cui qualcuno comunque ci prova, lo fa, qualche cosa nell'azione, nel concreto esiste. Poi se questo avrà ripercussioni o cambierà qualcosa, anche io la penso come lei, è molto complicato. Sì. C'è anche un tema di affezione alle cose, noi ci siamo appassionati a un genere dove vedevamo un bollino con scritto Parental Advisory, Explicit Lyrics, e vuol dire che dentro lì c'era qualcosa di vero, magari di scomodo, di difficile, di vero. Siamo appassionati a pezzi italiani che gridavano sotto la censura, per quanto in maniera primordiale era comunque un urlo forte, no? E quindi credo che sia anche una questione di legacy, cioè adesso portare avanti quel discorso in un momento dove sembra scontato che non ci sia censura, in realtà c'è. Ed è anche più profonda di prima. Penso che il mondo primordiale diventa il proprio 740 e quanto è figo il mio commercialista, vuol dire che abbiamo effettivamente un problema. Esatto. Perché... non avrei saputo dirlo meglio. Bene, sì. Bene ragazzi, grazie. Sì, grazie a voi. Tocca a me a chiudere allora. Vai, assolutamente. Fonti la censura, direi di sì. Sì, sempre. No, grazie veramente, è un libro importante. Grazie. Grazie, Raul.